Il ragazzo ideale. Ma è incredibile, il ballo degli innamorati di San Valentino è già il prossimo venerdì. Abbiamo meno di una settimana per scovare l'amore della nostra vita. Abbi fede, il destino ci sarà propizio regalandoci due accompagnatori per il ballo. Ma io non voglio un accompagnatore qualsiasi. Quest'anno voglio delle rose, paroline dolci e la poesia. Già. Oh, è uno scacchiotto rosa con gli occhi a forma di cuore. Proprio sì che è fortunata. Sì, puoi dirlo forte, visto che ha già trovato l'anima gemella. Chris. Ora basta! Io ho chiuso con i ragazzi, ho chiuso con le storie, ho chiuso con l'amore, ecco! Chris? Esatto, stavolta l'ho combinata veramente grossa. Vediamo, invece delle solite 10 telefonate, ieri te ne ha fatte solo 8 per dirti che ti ama. Ben peggio, per festeggiare i nostri primi 3 giorni ha comprato i biglietti per andare a vedere un rally di camion. I ragazzi sono una delusione. Da questo momento io mi tolgo ufficialmente dalla piazza. Nel senso che fai lo sciopero dei ragazzi? Esattamente, non voglio più saperne. Resisterai fino all'ora di pranzo. Non devi essere così categorica, ci sono migliaia di splendidi ragazzi e tutti disponibili. Come questi per caso? I nostri ossequi, meravigliose fanciulle. In base ai miei calcoli, il centro commerciale ha un altissimo rapporto maschi appetibili, femmine libere. Non includermi nella tua statistica, io non sto cercando un ragazzo. Coraggio, Clover, andiamo a ordinare qualcosa da bere e mettiamoci in bella mostra. Che fine ha fatto il nostro bar? Anche tu puoi trovare il grande amore. Affidati alla precisione di freccia nel cuore. Un servizio di incontri computerizzato. Ma siamo diventati matti. Amore digitale non fa per me. Io ci voglio provare. E tu cosa ne pensi, Sam? Beh, probabilmente è solo una montatura. Ma se sei curiosa ti accompagno. Invece io vi aspetto qui, immobile come una roccia, singolo incrollabile, alla larga dai ragazzi. Salve e benvenute alla freccia nel cuore. Rispondete alla seguente domanda: se il gelato sta alla torta, cosa sta all'amore? I baci, direi. L'onestà intellettuale e il coraggio nella vita politica. Ciao, sono Ansio. Ansio? Sì, ansioso di passare una giornata con te. Illuso. Bellezza, dicono che l'attrazione sia una questione di pelle e tu ne sei la prova. Sto facendo lo sciopero dei ragazzi, lo sciopero dei ragazzi, lo sciopero dei ragazzi. Secondo voi qual è il più carino? Il ragazzo A o il ragazzo B? Il ragazzo A. Il ragazzo B, è chiaro. Il ragazzo che hanno scelto. Che meraviglia! Al centro sportivo di Rodeo Drive questa sera. E il suo nome è. Chet. Non è un nome dolcissimo. Ha
Hanno trovato un ragazzo. Mia cara Sam, la freccia nel cuore è giunta a fare una combinazione, ragion per cui attendo con gran trepidazione il nostro incontro al Pont de Terre stasera. Si cenerà alle 7, mia misteriosa chimera. Ah, è firmato tuo Marco. Tu non eri quella che non credeva nelle agenzie di incontri? Infatti è così, ma non c'è nulla di male a conoscere questo Marco. Dai, Clover, potresti provare anche tu. Magari la freccia nel cuore riesce a trovarti un ragazzo per il ballo di San Valentino. Oh no, non ne ho nessuna voglia, grazie. Ora che ho chiuso coi ragazzi ho un sacco di tempo libero. Ieri sera, per esempio, ho messo a posto l'armadio delle borsette. Cosa? Hai un armadio per le borsette? E vi stavo dicendo che ora ho molto tempo libero. Ciao, io sono Chet. Tu devi essere Alex. Come hai fatto a sapere che ero io? Veramente non lo sapevo, ma sei la ragazza più bella qui dentro e speravo che fossi tu. Questa è per te. Sono Sam. Voglio subito mettere in chiaro che io non sono solita. Sì, insomma, ecco, io non vado mai a un appuntamento al buio. Sai, ora mi sento un po' sciocca. È quello il volto che scatenò mille navi e fece ardere le torri senza cima di Ilio. Ma è una citazione dal dottor Faustus. Oh, dolce Sam, raggiungiamo l'immortalità con i calamari. I calamari in salsa sono il mio piatto preferito. Non voglio più vedere dei bei ragazzi! È stata la cosa più romantica che mi sia mai capitata in vita mia. Anch'io sto vivendo un momento magico. È adorabile! Ehi, attenta dove vai! Oh, Clover, ti ho già raccontato di Roy? È veramente il fidanzato ideale, sai? Anche il mio è fantastico! Ma non mi dite, la freccia nel cuore vi ha trovato l'anima gemella? Devo dire che ha fatto un bel lavoro! Ma lo sapete che l'età delle ragazze hanno perso la testa per dei ragazzi che hanno trovato tramite computer? Scusami tanto, Clover, ma sai, stavo pensando al mio principe azzurro, Chet. E io invece stavo pensando al mio adorabile Marco. Non ditemi che vi siete invaghite anche voi due. Che vi hanno fatto? Vi vogliono sposare? No, non ancora. Ma guarda un po' qui. Marco mi ha regalato questo splendido anello a forma di cuore. E a me Chet ha regalato un'autentica imitazione di diamante. Ah, mi volete dire cosa è successo? Non potete essere così entusiaste dopo un appuntamento. Dopo il ballo ci prenderemo una pausa dalla scuola. Sì, e ci serve più tempo libero da dedicare alle nostre anime gemelle. Cosa? Nessuno vuol venire con me al ballo. Anche i ragazzi della scuola sono molto strani. C'è qualcosa di sospetto in questa faccenda. Provo a chiamare Jerry. Io credo che il problema non esista. I nostri satelliti non hanno captato traccia di patogeni ipnotici, né a Beverly Hills né in zone circostanti. Eppure c'è qualcosa di profondamente inquietante. Non ci sono crisi internazionali. Goditi un po' questo periodo. Magari prova a uscire con quel bel ragazzo. Impossibile, sono in sciopero. Visto che Jerry non vuole aiutarmi, effettuerò la missione da sola. Ma per prima cosa, i supporti. Sono vecchi, ma non importa. Lenti a contatto ai raggi M color acqua marina, molletta con dispositivo di ascolto ultrasensibile e gomma di localizzazione incollabile. Questa forma ellittica di colori mi ricorda il turbinio incantevole dei tuoi occhi. Ah, Marco, la tua intelligenza mi fa impressione. Non so se mi disgustano di più i loro discorsi melensi o il sapore di questa gomma orribile. Ah,
Ahimè, amore mio, sono costretto a lasciarti. Ci vediamo al ballo di venerdì, adorato. Congedarmi da te è una dolce sofferenza. Questo sì che è strano. Come mai la gomma è sotto la scarpa di quel tizio? Io non credo ai miei occhi. Quel mascalzone fa il doppio gioco con Alex e Sam. Mi dispiace, ma ora devo andare. Ho promesso a mia sorella di aiutarla ad allenarsi per le gare di nuoto sincronizzato. Ma certo, non devi giustificarti. Ci vediamo domani al ballo di San Valentino. Controlla più nessuno. Ah! Quel tizio si sta prendendo gioco di tutte le ragazze del liceo. Oh, Fabienne, questo massaggio che mi fai ai piedi è très bon, sai. Ma non è très bon come il suono della tua voce, ma petit crêpe au sucre. Sacre bleu! Mandy, ma chérie, per favore, permettimi di donarti questo umile pegno dell'affetto che io ti porto, si vuoi. Ah! No! Certo che te lo permetto, me oui. Glittery Sneath. Se quel Casanova vuol prendere in giro Sam e Alex, si accorgerà che si sbaglia di grosso. Eccomi alla gioielleria Glittery Sneath. Bene, è qui che si rifornisce di regali. Oh! Buongiorno. Benvenuta a Glittery Sneath. Mi chiamo Eugene, mi dica. Oh, stavo semplicemente dando un'occhiata al vostro favoloso negozio, tesoro. Vendete dei diamanti veramente splendidi. Quello cos'è, tesoro? Ah, niente, credo che l'abbia dimenticato qualcuno. Tu frequenti il liceo di Beverly Hills? No, io vado al liceo, ma non a quello di Beverly Hills. Eugene! Dimmi, mammina. Hai venduto qualcosa a questa ragazza? No, ancora no. Compri qualcosa o se ne vada subito fuori! Sì, signora! Che ne dici di venire al ballo con me? Ti passo a prendere alle 8. Mi vuoi sposare? No, fatemi da parte. Questa storia sta superando tutti i limiti. Devo metterci un freno prima che si... Oh! Brutta maleducata! Devo rintracciare Sam e Alex. Chissà quando Marco l'assaggerà. Lo sai, il rosa è il colore preferito di Chet. Dobbiamo assolutamente parlare. Non è il momento, dobbiamo prepararci per il ballo. Devo sistemarmi i capelli. Già, a Marco piacciono raccolti. E io devo farmi la manicure. A Chet piace lo smalto per unghie e schiuma di mare. Volete scendere sulla terra? Siamo in una situazione di crisi. C'è qualcosa che non quadra nelle vostre anime gemelle. Lo dici solo perché sei invidiosa. Già, avevi l'occasione di trovare la felicità e l'hai buttata via perché sei entrata in sciopero. Anche tu avresti potuto avere uno splendido ragazzo. Ma voi non riuscite a capire. Andiamo, Alex, non sarebbe carino far aspettare Marco e Chet? Sì,
E va bene, Eugene, se in amore tutto è lecito, è tutto lecito anche in guerra. Vogliamo le ragazze, vogliamo le ragazze, vogliamo le ragazze, vogliamo le ragazze, vogliamo le ragazze. Mi sembra strano che Marco non sia ancora qui. Non è certo il tipo che arriva in ritardo. Nemmeno certo è il tipo che arriva in ritardo. Guarda come sono agitate, tutte che aspettano me, me e me. Non ti gasare, amico. Adesso perché non mi spieghi cosa c'è dietro a questa storia? È estremamente semplice, la vendetta. L'anno scorso l'amore della mia vita mi lasciò proprio il giorno di San Valentino, spezzandomi il cuore. E così ti sei inacidito. Ma ora, grazie a questo aggeggio e alle informazioni che raccolgo dalle cabine, posso trasformarmi facilmente nel fidanzato ideale di ogni ragazza. Tutte si innamorano pazzamente di me. E oggi mi rifarò con tutte le donne piantandole in asso il giorno di San Valentino. Ma prima dovrai fare i conti con me. Hai fatto male a non entrare in cabina. Sarei diventato il tuo sogno più bello. Invece adesso sarò il tuo peggiorino. Il mio amore non si fa vedere, non capisco perché. Non si vede neanche il mio fidanzato. I vostri ragazzi non si presentano perché sono dei caponi, ma sono certa che mio Fabiano è in ritardo solo perché non è trendy arrivare puntuale. Che strano, c'è qualcosa che non va. Com'è possibile che siano tutti in ritardo? Non puoi resistermi, è inutile, nessuna donna può resistermi. E adesso ti riduco in sushi. Ragazze, con il vostro permesso vi presento Marco, Chet, Fabien, Peter, Roy, Wally e Jason. E per ultimo, anche in ordine di importanza, Eugene Smith. Oh. Ho potuto permetterti di condividere con me i valori eterni della poesia e dell'arte. Ma come ho potuto fare della ginnastica con te? Come ho potuto concederti il permesso di farmi un massaggio ai piedi? Strappiamogli il cuore! Stacchiamogli la testa! Tagliamogli in due la carta di credito! No, forse è un'idea migliore. Cosa avete intenzione di fare? Volete chiudermi in prigione? Molto peggio. Per il ballo di San Valentino. Non riuscire a vedere gli splendidi ragazzi che hai intorno? Coraggio, amiche. Che cosa ne direste di dare là ed entrare nel vivo della festa? Non sappiamo davvero come scusarci, Clover. Già, i ragazzi non devono ostacolare la nostra amicizia. Ci potrai mai perdonare? Ma certo che vi perdono. Credetemi, so perfettamente che a volte i maschi possono farti perdere il lume della ragione. Ehi, Clover, che stai facendo? Beh, sono riuscita a scoprire la mia vera vocazione. D'ora in avanti potete chiamarmi la favolosa Clover, esperta in cuori solitari. Tra l'altro è un lavoro che ti dà notevoli vantaggi. Non capisco.
capisco di che vantaggi parli. Ve lo spiego dopo, ho trovato un cliente. A quanto pare lo sciopero dei ragazzi si è ufficialmente concluso.